Non è stata possibile un'assemblea unitaria con tutte le sigle sindacali solo per questioni legate all'organizzazione, perché ha subito precisato Aurora Blanca, segretario della Fisascat CISL, introducendo l'incontro con i lavoratori dell'Istituto di Vigilanza La Ronda a Potenza: noi siamo per l'unità sindacale. Prima di approfondire le diverse questioni che preoccupano i dipendenti, sono state riepilogate le due proposte per il fitto del ramo di azienda ed annunciato che per la prossima settimana sarà fatto il bonifico della regione Basilicata per l'Istituto di Vigilanza La Ronda, così da consentire il pagamento degli stipendi arretrati. Ricapitolando in breve, la BBS ha proposto un canone di affitto pari a 16.000 euro e della durata di 2 anni, così come la Cosmopol. In merito al trasferimento dei lavoratori, la BBS, ha detto Blanca, ha parlato di un organico di 300 unità, ma non ha detto nulla riguardo ad esempio ai livelli e agli scatti di anzianità. Cosmopol ha fatto un discorso diverso ed ha parlato di 287 lavoratori inizialmente a tempo determinato da stabilizzare a distanza di 6-8 mesi in base al reale profitto dell'azienda. Le offerte possono essere migliorabili in sede di trattativa, che non inizierà se non dopo il parere del giudice, al quale spetta decidere, in base allo stato patrimoniale ed economico, a quale azienda concedere il fitto. Nel corso dell'assemblea sono state spiegate le diverse ipotesi in campo, in particolare riguardo al TFR. I lavoratori della Ronda con il fitto del ramo di azienda avrebbero doppia garanzia, perché la società cessionaria dovrebbe assumere sia i dipendenti che il debito del TFR, ma entrambe le società, BBS e Cosmopol, chiedono ai dipendenti di firmare una liberatoria per non accollarsi il TFR. Nel corso dell'assemblea sono stati illustrati diversi scenari possibili in caso di fallimento dell'Istituto La Ronda. In particolare, il sindacato ha già chiesto all'INPS una risposta circa la possibilità o meno, da parte dei lavoratori che sceglieranno di firmare la liberatoria, di accedere al fondo di garanzia previsto in caso di fallimento. I lavoratori però prima di tutto vorrebbero garanzie sul futuro, perché il timore più grande è quello di perdere l'occupazione. È proprio finalità principale del sindacato quella di tutelare gli attuali posti di lavoro.